Malgrado la scuola sia sfigurata dall'emergenza provocata dalla pandemia di coronavirus, il suo mondo, per fortuna, non si è mai fermato. L'istruzione e la cultura in generale devono rimanere punti fermi se si vuole pensare ad un futuro possibile. Mancano ormai pochi giorni alle annuali iscrizioni che rappresentano una tappa importante per i giovani studenti. Terminato il percorso della scuola media, infatti, scegliere l'istituto superiore adatto per ciascuno è un passaggio fondamentale perché si ipoteca il futuro della propria esistenza. Quello che oggi si chiama Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Nautico ed Aeronautico, ma che per tutti rimane lo storico Istituto Nautico di Pizzo, è certamente tra quelli che meno sta risentendo della crisi provocata dal Covid. Iscrizioni sempre in crescendo, forti della fama di istituzione scolastica tra le più prestigiose, scuola dalla quale sono usciti giovani divenuti puntualmente professionisti affermati in ogni parte del mondo. Anche quest'anno ci si avvia ad un record di nuovi arrivi che inorgoglisce il preside Francesco Vinci. L'iscrizione sta andando a gonfie vele, per usare una terminologia marinaresca. Molti ragazzi scelgono questa scuola proprio per le opportunità di lavoro che la scuola dà. Noi obiettivamente ci teniamo anche alla formazione del cittadino e quindi prima di formare il marinaio lavoriamo sulla formazione umanistica e gli facciamo rispettare le regole. E dobbiamo dire che da diversi anni qui forme di bullismo non esistono. I genitori quindi sono convinti di questa scelta proprio perché i ragazzi sono seguiti in maniera uno per uno e quindi stanno tranquilli sotto tutti i punti di vista. È complessa l'offerta formativa che offre questo istituto con 4 diversi indirizzi. Sì, allora abbiamo 4 indirizzi, l'ultimo tra l'altro aggiunto proprio lo scorso anno, sono degli indirizzi tutti legati al mondo dei trasporti e della logistica, tant'è che la nostra scuola, che sicuramente è conosciuta ai più come istituto nautico, in realtà ormai è un istituto tecnico per i trasporti e la logistica, proprio perché noi ci occupiamo a 360 gradi del mondo dei trasporti, quindi non solo trasporti nautici con gli indirizzi conduzione del mezzo navale e conduzione di apparati e impianti marittimi, ma anche trasporti aeronautici, quindi con il nuovo indirizzo conduzione del mezzo aereo che è ormai consolidato in realtà perché esiste da 7 anni. E con l'indirizzo logistica noi andiamo a completare il settore dei trasporti, perché con la logistica ci occuperemo del trasporto intermodale, ossia quella modalità di trasporto che utilizza più mezzi di trasporto proprio per realizzare in modo capillare la distribuzione. Questo indirizzo, tra l'altro logistica, che ha visto proprio la sua nascita, diciamo, lo scorso anno, è un indirizzo fortemente innovativo che ci è stato richiesto proprio dalla popolazione studentesca attraverso una serie di sondaggi che noi abbiamo fatto. E ci occupiamo dell'organizzazione non solo del trasporto, ma anche dell'organizzazione aziendale, in modo proprio da garantire l'ottimizzazione delle aziende. E tra le varie cose che stiamo facendo anche in questo corso è quello di realizzazione di un business plan, quindi di come creare un'impresa da parte dei nostri studenti. Quindi l'offerta formativa sicuramente ricca e variegata e che può dare tante opportunità ai nostri ragazzi, quindi non solo il mare.